Oggi dentro il baule magico c'è una nuova sorpresa. Riuscivo a dormire, l'ho scritto una notte, ma credo che questa vada benissimo per il momento, perché mi sono svegliata e come le mattine precedenti non ricordavo più che sogni avessi fatto. Non so voi, ma a me è capitato tante, 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 tante volte. E siccome per me i sogni sono fondamentali, sono importantissimi, allora mi sono messa nel cuore della notte, lo ricordo come se fosse ora. Ho acceso la lampada. E ho preso carta e penna e ero arrabbiata, ero furiosa e ho cominciato a scrivere. E da lì è nata questa storia che si chiama Il Rubasogni, scritta da me, che sono Chiara di Fiabe, Favole e Fantasia. I sogni li sto riportando in luce sul foglio, ma dove sono? Non vengono fuori. Ho smesso di sognare oppure li ha portati via il Rubasogni? O è stato il folletto Mazzapegul? Sì, c'è un rubasogni che non riuscendo a fare sogni, anche se dorme tutto il giorno, non sogna e si è deciso a rubare quelli degli altri che quando si svegliano si accorgono che non ne hanno più e vivono tristi. Senza sogni perdono la bellezza della notte. Il rubasogni chiude i sogni e tiene quelli che vuole lui, i più belli. Te ne accorgi perché quando ti svegli la mattina hai un'espressione stupita perché non hai i sogni e dici: non me ne ricordo mai. Ecco, lì è venuto il rubasogni. Tu dici: io voglio i miei sogni, voglio i miei sogni. Lui se la ride e vive bene perché ha i sogni più belli. Ecco perché io non riesco a realizzare i miei sogni. Ma come impedirgli di rubare i tuoi sogni? Ci ho pensato. E la cosa è solamente una: ci devi credere nei sogni. Solo se ci credi, lui non te li ruba e rimangono a te. Poi, questo mi ha aiutato tantissimo, ma poi è successo che si è presentato di nuovo di notte e così ho scritto di nuovo un'altra cosa. È sempre stato lui, ne sono convintissima, è sempre stato il rubasogni. Mi sono svegliata stamani e sul mio comodino c'erano dei sogni che non erano i miei. Eppure stanotte ho cercato di farne. Ma mi pare di aver visto un'ombra, una creaturina aggirarsi quatta quatta fuori dalla finestra. E può essere che sia andato alla ricerca dei sogni che non ho. Dunque, sogno di rimpicciolire la terra e di mettermela in tasca, portarla a spasso con me per l'universo. Ah, chi è che sogna questo? Leggiamo quest'altro sogno. Questo è troppo stretto il vestito. Sogno un corpo nuovo, da favola. Il mio abito. Di sicuro questo l'avrà scritto una donna. Quante ce ne sono di sogni? Ne ho trovati tantissimi sul mio comodino. Andiamo avanti a vedere quegli altri che ho trovato. E quest'altro, sentite un po'. Vivere con gli dèi sull'Olimpo e guardare dall'alto gli uomini. Già, questo può piacere anche a me, eh? Vestire con lunghe vesti chiare, ambienti celestiali, gli dèi con i loro superpoteri. Quasi quasi lo prendo io il sogno, ma ogni sogno è unico, quindi può prenderlo e sognarlo solamente una persona. Ma il rubasogni però non ha detto nulla di quanti ne posso prendere, mi ha lasciato questi sogni e non mi ha detto nient'altro. Io pensavo che mi facesse scherzi ed invece me ne ha portati altri, ma forse ha scambiato anche i miei. Spero almeno che non ci siano degli incubi nei sogni che mi ha lasciato. Ecco, l'ho chiamato. Guarda qua, un incubo, un'ombra che mi perseguita. Viene ovunque sono io e poi l'ombra prende il posto mio nel mondo. Oddio, no, 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 questo sogno non lo voglio proprio. Questo lo lascio qui sul comodino e speriamo che se lo riporti via. Però mi piace scegliere i sogni, ma penso, le persone a cui li ha tolti non si sentiranno privati di qualcosa di incantato, di sognante. La loro vita sarà spenta, priva di ghiribizio, di euforia. Non guarderanno che in terra, a testa bassa, non più al cielo, col cervello a spasso.
lo so, mi faccio troppi pensieri. Vabbè, ne vedo un altro, dai, solo un altro. Fate sbirciare un altro sogno. Ah, poi quelli che non prendo si dissolvono, quindi devo affrettarmi. Questi sogni sulla casa, sul lavoro, sono così spenti, noiosi. Quando si sogna un castello con pinacoli. Il lavoro è una missione di vita, come un cavaliere dai nobili ideali. Oppure il sogno di avere un cane. Sì, lo voglio anch'io, ma lo voglio parlante il cane. Ma sai che ci ho preso gusto? Tanto che mi metterei di nuovo a dormire per aspettare altri sogni, perché magari me ne porta di nuovi i rubasogni. Questi si possono avverare anche ad occhi aperti e in pieno dì, e se li sogno tutti quanti insieme, magari. Se si avverano mi faranno volare dalla felicità. Oh, quest'altro fa vedere, questo è un sogno che hanno tutti, vivere in eterno. Ma forse si vivrà in eterno non in questo mondo e non in questo corpo. Adesso ne voglio vedere altri. Non è che ci rimarrebbero male le persone se sanno che sto rovistando nelle loro menti notturne, nei loro cuori? Vabbè, io lo tengo per me, non lo confido a nessuno, anche perché non ho fatto i nomi delle persone. Oddio, questo fa venire i brividi. Chi vuole diventare un fantasma? No, allontana da me questo sogno. Trasformarmi in animale. Ah sì, ma quale? La farfalla, la tigre, un'aquila? Non ha specificato quale, forse lo stava sognando e in quel momento il rubassogni l'ha interrotto. Dunque, io se fossi un animale vorrei essere un cavallo alato con un unicorno in fronte che vola su tutti i mondi e quando batte le ali, leggiadre, rilascia nell'aria una melodia soave, piacevole a tutti i sensi. Oh sì, vorrei essere proprio quello. Lo prendo io il sogno e lo continuo io stanotte. Grazie a te, non so chi tu sia, però lo hai sognato e ora lo fai sognare a me. Non ti conosco, ma una volta sognato e trasformato in un bel cavallo alato, verrò a cercarti e ti farò volare con me. So che nel sogno ti troverò, lì è tutto magico, si creano delle connessioni che ci fanno incontrare, anche se poi da svegli non ci ricorderemo più l'un dell'altro. Stanotte prometto di sognarlo. Sono già in paradiso con la mente, grazie. No, vediamo altri sogni. No, questo no. Questo, beh, un robot per amico, sicuramente l'avrà scritto un bambino. Mi sa che finirò a sera tarda se li voglio vedere tutti questi sogni. Però non vedo nessuno dei sogni che io ricordi. Chissà chi sono andati i miei sogni. Oppure sono svaniti perché non sono stati più sognati. Sento dei rumori, dei passettini. O no? Oh no, se li trova li riporta via e penserà che io non li voglio. No, ora no. Quelli che ho scelto li sogno io ora. Sì, vado a dormire. Ci sono. Questi sogni sono in me.